Buongiorno e benvenuto in questo nuovo video. Oggi ti spiego brevemente che cosa sono le scarpe antinfortunistiche, come si suddividono e come fare a scegliere. Allora, le scarpe antinfortunistiche, ne ho qui una tra le mie mani, sono dei dispositivi di protezione individuali che sono obbligatori in moltissimi ambiti lavorativi. Per esempio, nei magazzini, come nel nostro caso, nelle industrie ovviamente, ma anche nei laboratori e in alcune stanze di ricerca. Le scarpe antinfortunistiche sono governate da una normativa di riferimento che definisce in particolar modo la differenza principale rispetto a una calzatura normale. Ossia, una scarpa antinfortunistica deve avere perlomeno un puntale che resiste ad un'energia applicata di 200 joule. 200 joule è un valore che è difficile da quantificare perché non si riferisce per esempio a una forza o a un peso applicato alla scarpa, ma identifica l'energia che la scarpa è in grado di assorbire. Quindi per esempio si potrebbe dire che dato un peso leggero cadente da un'altezza molto alta, il suo effetto sarebbe lo stesso di un peso molto elevato però ad altezza più bassa. Quindi di base per una persona normale è molto difficile capire cosa questo valore significhi. In realtà nei laboratori di test dove queste scarpe vengono validate e verificate si utilizzano opportuni apparati per andare proprio a rappresentare i 200 joule richiesti dalla normativa. Come si suddividono le calzature di sicurezza? Le calzature di sicurezza sono di diverse categorie e tipologie. Si parla per esempio di scarpe basse, di scarpe alte, di stivali, di sandali oppure di puntali semplici. In questo video analizzeremo in particolare le scarpe alte e le scarpe basse, che sono quelle che appunto ho tra le mie mani. Ci sono delle categorie ulteriori che riguardano la sicurezza di una scarpa antinfortunistica. Questo significa che le scarpe antinfortunistiche non sono tutte uguali, ma offrono dei livelli di protezione differenti. La categoria base di partenza è la SB, che presenta appunto un puntale con resistenza di 200 joule, e la categoria successiva è la S1, che oltre al puntale presenta anche una suola antistatica. Se poi a questa scarpa si va ad aggiungere anche una suola antiperforazione, si passa alla categoria S1P. La categoria S2 è come la S1, a meno della suola antiperforazione, però con una resistenza all'acqua, quindi con una tomaia impermeabile garantita per 60 minuti. La categoria S3 è come la S1P, quindi alla S2 si aggiunge la suola antiperforazione. La S4 invece garantisce una impermeabilità al 100%, quindi per un periodo di tempo illimitato, senza però la suola antiperforazione, e la categoria S5, che è la più elevata, invece prevede l'utilizzo anche, o meglio, prevede l'installazione all'interno della scarpa anche della suola antiperforazione. Come scegliere e quando è l'orario giusto per scegliere una scarpa antinfortunistica? Sembrerà una domanda banale, però in realtà è fondamentale. Considerate che per un lavoratore che come minimo indossa una scarpa antinfortunistica 8 ore al giorno, questa diventa la calzatura principale. Quindi è fondamentale che ogni persona sia in grado di camminare nel modo più adeguato possibile, come quando indossiamo delle scarpe da passeggero. Quindi la scelta di una scarpa antinfortunistica è di base molto soggettiva, perché i piedi delle persone sono molto diversi tra di loro. Il nostro consiglio, il mio consiglio in particolare, è quello di, prima di tutto, provare sempre una scarpa antinfortunistica prima di acquistarla e soprattutto di provarla magari al pomeriggio, comunque dopo aver terminato il lavoro. Quindi, per esempio, alla sera quando si hanno i piedi più gonfi, e provarla inoltre con anche i calzini che si utilizzano al lavoro, quindi non per esempio i fantasmini, ma dei calzini più grossi. Quindi tutte queste accortezze permettono di verificare se la calzabilità della scarpa effettivamente è adatta al piede della persona che la sta provando.
Come scegliere quali sono i passaggi fondamentali per valutare una scarpa antinfortunistica? Allora, arrivano spesso molti clienti che definiscono, o meglio, buttano l'occhio su delle scarpe perché le ritengono fighe. In realtà il colore e l'estetica sarebbe l'ultimo, è l'ultimo parametro da valutare nel caso di una scelta di scarpe antinfortunistiche. C'è da dire che da questo punto di vista molte aziende stanno lavorando sul design delle scarpe. Per esempio, vedete qui ne ho una abbastanza colorata che oltre ad essere sicura è comunque anche molto apprezzata, quindi garantisce una certa visibilità, un certo colpo d'occhio anche per il professionista che la indossa. Comunque, diciamo, il design e l'estetica della scarpa sono l'ultimissimo parametro da considerare. Cosa bisogna valutare per scegliere una scarpa antinfortunistica? Allora, innanzitutto bisogna capire qual è la categoria che ho menzionato prima alla quale il lavoratore deve fare riferimento. Quindi, se per esempio si tratta di un laboratorio, la classe a cui fare riferimento potrebbe essere banalmente la standard, quindi la SB, che presenta solamente il puntale, ricordo, con resistenza 200 Joule. Nel caso invece di un elettricista, necessariamente serve andare verso una scarpa con suola antistatica. Dopodiché il passaggio successivo potrebbe essere questo. E quindi la domanda che un lavoratore deve porsi: devo utilizzare questa scarpa all'esterno? Quindi deve essere in un qualche modo impermeabile? Se sì, allora mi muoverò verso una categoria che per esempio è la S2 o superiore. Nell'ambiente di lavoro ho dei puntali che possono sporgere, pardon, degli spuntoni che possono sporgere dal terreno, comunque dei truccioli, chiodi o qualsiasi altra cosa che mi può andare a perforare la pianta del piede. Ecco, se anche in questo caso la risposta è sì, dovrò necessariamente scegliere quelle categorie di sicurezza tipo la S1P o la S3 che montano la suola antiperforazione. Alcune caratteristiche delle scarpe antinfortunistiche, che sono comunque sviluppate in materiali innovativi, sono quelle che portano alla leggerezza e alla flessibilità della scarpa. Quindi rispetto a scarpe antinfortunistiche di qualche anno fa, lo sviluppo dei materiali, per esempio utilizzando i materiali compositi o comunque delle plastiche innovative unite alle gomme, permette di avere delle scarpe molto leggere ed anche bilanciate, quindi permettono di affaticare meno tutta la zona posteriore della gamba. La particolarità è che il puntale non è più in acciaio, ma è realizzato in materiali compositi, quindi sono molto più leggeri che garantiscono le stesse prestazioni degli acciai. Una particolarità che riguarda le taglie è che molto spesso le aziende arrivano fino alla taglia numero 48. Quindi per tutti quei lavoratori che hanno delle misure successive potrebbe non essere così facile riuscire a trovare la taglia adatta al loro piede. Consigliamo in questo caso di informarsi sempre con il rivenditore o comunque con i cataloghi dell'azienda produttrice per verificare la possibilità di avere delle misure fuori standard. Da questo punto di vista, noi di Ferramenta Parile lavoriamo con l'azienda Sparco, che vedete qui con la scarpa qui in mano ed anche dall'esposizione, e devo dire subito che però Sparco non realizza misure esterne ulteriori rispetto a quelle a catalogo, quindi la loro misura finale è la taglia 48. Tornando poi al discorso dei colori fatto in precedenza, quello che noi consigliamo come colori è un abbinamento con la divisa del lavoratore. Quindi se nel caso della scarpa che ho in mano l'azienda del lavoratore o comunque l'artigiano ha una divisa che richiama il rosso, si può andare a scegliere una scarpa che riporti il colore adeguato. Ovviamente di base tutte le scarpe antinfortunistiche sono di colore nero in modo da evitare che lo sporco si noti. Nel caso per esempio di muratori si può pensare a delle scarpe marroni, quindi nel caso di fango o comunque terra, il colore marrone su uno sfondo grigio si nota meno.
Cosparco è un'azienda conosciuta soprattutto per le scarpe per i piloti di Formula 1 e per i piloti in generale. Ne vedete qui un esempio, probabilmente queste scarpe le avete già viste nel paddock dei Gran Premi di Formula 1. E tuttavia Sparco realizza anche, come vedete, delle bellissime scarpe antinfortunistiche. Noi abbiamo selezionato questa azienda dopo una ricerca meticolosa, abbiamo fatto provare, provato noi stessi, numerose marche di scarpe antinfortunistiche e alla fine abbiamo deciso di andare sull'azienda Sparco, ed è l'unico marchio che noi trattiamo. La particolarità di queste scarpe è che, oltre ad avere delle caratteristiche di leggerezza e flessibilità che vi ho elencato in precedenza, hanno anche una suola memory foam, quindi una suola che si adatta alla sagoma del piede e affatica meno tutti gli arti. Dal nostro punto di vista questa è una soluzione molto importante, perché, come vi dicevo, mantenendole e tenendole 8 ore o più è davvero fondamentale che il corpo non si affatichi dopo una giornata di lavoro, che quindi il lavoratore non sia spinto ad utilizzare delle calzature tradizionali pur di non tenere dei dispositivi di sicurezza che lo affaticano. Dal punto di vista delle serie, ogni anno ci sono delle innovazioni, quindi ogni anno le varie aziende che producono scarpe e quindi anche Sparco producono dei nuovi modelli, delle nuove serie che vanno un po' a rivedere qual è quello che è quella che è l'estetica della scarpa. Di base quelle che noi vendiamo di più sono quelle che vedete qui, quindi si va da delle scarpe che possono essere considerate invernali, come in questo caso, quindi con una tomaia abbastanza spessa e impermeabili, a delle scarpe più leggere e traspiranti, quindi senza nessuna protezione contro l'umidità e contro l'acqua, che vengono utilizzate principalmente durante il periodo estivo e primaverile, quindi permettono anche al piede di respirare. Come vi dicevo, quindi vedete che ci sono diversi, puoi vedere che ci sono diversi colori disponibili, quindi dal rosso all'arancione al verde, e ogni scarpa inoltre presenta alcune particolarità che sono collegate a quel determinato modello. Per esempio, alcune possono avere il bordino elastico per evitare che lo sporco entri all'interno della scarpa e quindi dare la sensazione fastidiosa di sassolini o altri oggetti all'interno della pianta del piede. Bene, quindi in questo video ti ho spiegato brevemente come si classificano le scarpe antinfortunistiche, qual è il criterio per cui una scarpa di sicurezza viene definita, quindi avere un puntale che resista ad un'energia di almeno 200 Joule, e quali sono i punti fondamentali per la scelta. Quindi andare a considerare il lavoro che si fa, le condizioni che devono essere soddisfatte, per esempio nel caso di ambienti umidi, ambienti elettrostatici e spuntoni uscenti dal terreno, e inoltre anche una veloce panoramica su quelle che sono le scarpe dell'azienda Sparco. Per restare sempre collegato con noi, con i nostri video, ti consiglio di iscriverti a questo canale YouTube e di seguirci anche in tutti i nostri social, Facebook, Instagram, LinkedIn per il professionista, e di visitare il nostro sito internet www.ferramentapilot.it, dove abbiamo tutti i prodotti che vedi qui alle mie spalle, insieme ad altri circa 10.000 articoli del mondo della ferramenta professionale. Grazie per l'attenzione e al prossimo video. Ciao!